La quarta giornata del campionato di divisione nazionale Serie C ha lanciato in orbita la Valentina Sbottegone che, battendo Empoli, approfittando della contemporanea sconfitta di Pesaro a Monsummano, è rimasta da sola in testa alla classifica con 4 successi in altrettanti incontri. Un record per la compagine del presidente Don Baronti in questa categoria. Contro gli empolesi, ancora fermi a quota 0, il match è stato tutt'altro che facile, come dimostrano i parziali dei periodi in equilibrio fino a metà del quarto tempino. Il successo per i sempre più convincenti uomini di coach Beppe Valerio è stato firmato dalla buona regia di Bongi e dall'ottimo lavoro sotto i tabelloni di Marconato. In attacco stiamo andando bene, lo dimostra sta cosa del fatto che andiamo sempre in tanti in doppia cifra. È anche vero che si fanno tanti punti, è anche vero che se ne prendono tanti, e questa è una cosa sulla quale dobbiamo migliorare, perché nel momento in cui avremo un po' le polveri bagnate, capiterà purtroppo, dobbiamo coprire bene dietro, quindi dobbiamo lavorare per difendere un pochino meglio, perché soprattutto in casa prendendo tutti questi punti non va benissimo. Bene Monsummano, che ha fermato la corsa dell'altra ex capolista Pesaro con autorità nonostante il perdurare dell'assenza di Mario Boni. L'equilibrio è stato rotto dalla straordinaria prestazione di Vannini, 27 punti e ben 18 rimbalzi, e dall'8-8 finale dalla lunetta di Gabriele Nicolai, 19 punti in totale, che ha impedito ai marchigiani di rientrare in partita. Male al Topascio, battuto nettamente a Civitanova Marche e ancora ultimo senza vittorie.